Tra i riti della Settimana Santa a Lanciano, il più suggestivo ed atteso è quello del Giovedì Santo, la processione degli incappucciati, che si svolge la sera dalle 22 in poi, muovendosi dalla chiesa di Santa Chiara. Anche quest'anno tantissima gente ha vissuto l'emozione di vedere attraversare il centro storico, al buio, dai confratelli dell'Arciconfraternita Morte ed Orazione San Filippo Neri, con il volto coperto ed una fiaccola accesa. Figura centrale è il Cireneo, colui che porta la pesante croce sulle spalle e cammina a piedi nudi. Del Cireneo non si conosce né volto né nome, viene scelto dal priore poco prima dell'inizio della processione. Il suo passo è scandito dal rumore delle raganelle e dalle musiche struggenti, il Christus di Masciangelo ed Elegia di Ravazzoni. Momento intenso e molto sentito dai confratelli, il priore Raffaele Sabella. È la processione del confratello, è una processione che la confraternita sente moltissimo, che ogni confratello assolutamente si ritrova in se stesso, sotto il proprio cappuccio, e quando esce in processione è un momento nel quale si ritrova dentro di sé, nel quale riflette, nel quale prega, nel quale ricorre, forse si ritrova in tutta la sua, ripercorre tutta la sua vita. È un momento veramente di grande riflessione interna, e quindi devo dirvi che prima di uscire, ma anche dopo, quando siamo rientrati, è veramente un momento dove vedi divisi, veramente dove molto, è molto toccante, questo ve lo posso assicurare. La processione degli incappucciati coinvolge emotivamente i lancianesi, che la portano nel cuore. Sono immagini che restano impresse nella mente e l'atmosfera induce alla riflessione, alla preghiera, al pentimento.